Senatrice Stefani, che cosa è successo in Commissione Giustizia? Fortunatamente è stato anche accolto un emendamento che ha messo sotto il governo, cioè, quindi vediamo nella stessa giornata il governo essere messo sotto per ben due volte. Quindi la maggioranza ci si domanda se effettivamente c'è. In particolare su questo decreto è stata approvata una modifica che porterà ovviamente l'esame di nuovo del provvedimento in aula qui al Senato e poi necessariamente dovrà passare di nuovo alla Camera. Si auspica veramente che gli effetti dannosi di questo decreto legge possano essere modificati, sopiti. È un decreto che, ritorniamo a dire, è assolutamente inconcepibile, è un decreto nel quale si prevede per i carcerati addirittura la corresponsione di 8 euro al giorno nel caso di assunti comportamenti che possono essere considerati lesivi dei diritti dell'umanità. Ma in mezzo vi sono anche degli altri provvedimenti che prevedono la possibilità di una scarcerazione, ciò che è assolutamente inaccettabile. Questo governo sta andando avanti su una linea sul tema della giustizia per noi non condivisibile. Continuiamo a fare una nostra ferma opposizione sempre e continua, perché per noi quelli che devono essere tutelati non sono i carcerati, non sono i delinquenti, ma solo le persone oneste di questo Paese.